Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству. Una mattina mi sto svegliato. Compagni dei campi e dalle officine. Io ci giravo già 20 anni fa. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Dillinger ha dedicato un intero numero a Marx, alla sua ricerca di un pensiero critico. Quanto è importante il pensiero critico in una società come quella odierna? Penso sia fondamentale per sopravvivere. È una sorta di armatura con la quale si può pensare di sopravvivere in una società che è così indefinita e incerta. Oggi, in un clima che si può definire una dittatura della maggioranza, c'è possibilità di un pensiero diverso? Lei da che valori partirebbe? Io partirei piuttosto che dal cielo dei valori, partirei invece dall'analisi critica dei processi reali, cioè della qualità della vita delle persone, della qualità della vita di una comunità, che mi paiono tutti tendere al pessimo. Sempre in tema di conflitti, oggi la contrapposizione datore di lavoro e lavoratore ha perso un pochino la sua aderenza con la realtà. Dov'è oggi la vera contrapposizione? Ma sa, ha perso un'aderenza con la realtà anche perché lei appunto usa termini come datore di lavoro e lavoratori e così scompare. E io penso che non sia scomparsa quella che si chiamava la contraddizione di classe, ma che sia dislocata altrimenti. Potrebbe essere per esempio un conflitto di classe tra insider e outsider e quindi tra giovani precari e tra coloro che invece sono garantiti. Non saprei dire chi è garantito. In realtà tutti coloro che sono nel mercato sono precari oggi. Non esiste, mi pare, in Europa una capacità di governo che faccia i conti con il mercato, ma che sappia garantire diversamente le persone. Si dice che i giovani di oggi siano nichilisti. Lei come li vede, giovani? Giovani è una categoria, naturalmente ha una sua densità, ma non mi pare più una categoria così facilmente maneggiabile, perché lo è quando si tratta di una generazione che porta un segno, una traccia come tale, i giovani del biennio 68-69. Quando questo è più difficile da definire, allora bisogna indagare le persone, gli individui, gli aggregati, precario, studente, lavoratore autonomo. Forse questa ricognizione, non solo sociologica, consente di attribuire un senso alla vita delle persone. Noi siamo nati come l'associazione Itaca. Qual è secondo lei il significato del viaggio verso Itaca? Io non trovo di meglio di ciò che ha detto Cavafis, quel suo lungo viaggio, quell'augurarsi che la strada sia lunga. E appunto l'idea che ci vuole una meta, ma che poi, quando la meta ce l'hai, non sarà così importante quando l'avrai scoperta, come la troverai, ma il viaggio che hai fatto. E il fatto che quel sogno concreto, quell'utopia concreta, ti consente di intraprendere il viaggio. Perché i giovani non si appassionano più di politica, secondo lei? Mi verrebbe da dire una frase di cui mi vergognerei, ed è perché la politica fa schifo. Mi vergognerei perché un giudizio così liquidatorio non consente di prenderla. E io penso invece che la politica sia in qualche modo sempre anche Itaca. È la possibilità di ognuno di noi di pensare all'altro e di pensarsi con l'altro da sé, senza il quale non esiste una prospettiva di esistenza contrassegnata dalla dignità. Potrebbe essere anche per questo che non c'è ricambio generazionale? Non c'è ricambio tout court, perché questa è una società politica congelata, perché è, diciamo, sta assisa su una crisi drammatica della democrazia. Okay. Quindi oggi si può davvero descrivere l'Italia con le categorie di destra e sinistra? Io penso che il clivage tra destra e sinistra è un clivage incancellabile. Se si considera che sinistra è, come diceva Norberto Bobbio, l'idea dell'eguaglianza. E siccome non c'è mai stata una società così diseguale come questa, ci sarebbero tutte le ragioni per costruire quella sinistra che oggi non c'è. Quali erano i valori della sua generazione? Quali sono tuttora magari i valori della sua generazione? Innanzitutto l'antifascismo, anche come ingresso nella formazione della Repubblica, cioè la Costituzione Repubblicana, quella parte a cui milito ha chiamato poi, come sistema di valori, ha chiamato con un termine molto ambizioso, socialismo, comunismo.
Quali crede che siano invece i valori di questa generazione, della nostra? Ho come l'impressione che non ci sia una grande lontananza, almeno nelle aspettative. Penso che sia declinata più in chiave individuale, ma io penso che non si possa parlare di una generazione perduta. Ecco. Cosa ci consiglierebbe? Bene, io c'è un termine che non è proprio di moda, ma anzi molto desueto, impegno. Io penso che questo sia un termine che andrebbe riacquisito, criticamente naturalmente, ma riacquisito, impegno. Ci dica qualcosa di sinistra. Eguaglianza, vedete come sono monotono. Sì, perché io penso che non ci sia un altro modo di intendere la sinistra, che la ininterrotta lotta contro la diseguaglianza. Vede, così l'ho detto in termini più moderati, ma eguaglianza è Itaca. La lotta contro la diseguaglianza è il viaggio. Grazie. Grazie a lei.